Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a imparare a suonarci questo riff che hai appena sentito, che è fatto sugli accordi del brano di Herman Mehta Vietato Morire. In questo metodo basso e batteria, che trovi sul mio sito www.carlochirio.com, vai a cercare in ebook, qua ne vedrai anche tanti altri, basso e batteria. Qua ti do tutte le informazioni del metodo, lo puoi acquistare, avrai il link per poterne usufruire online da qualunque browser, come ti faccio vedere poi adesso, in cui dentro abbiamo comunque audio, video, partiture e tutto inglobato. Potrai anche averne una versione EPUB se preferisci invece da scaricartela e la puoi prendere da qua sotto. Altrimenti qua sopra, questo è anche con pagamento PayPal, il primo, puoi acquistarlo da qua. Occhio al codice sconto, c'è un codice sconto basso batteria che anziché spendere 15 euro ne spenderai 10 più IVA. Quindi andiamo a prenderlo. Questo è quello che ti troverai: una pagina che puoi guardare da tablet oppure da PC, in cui c'è il video dove spiego nota per nota il ritmo, l'esercizio e tutto. La partitura con tab sotto con la diteggiatura che consiglio, chiaramente sopra partitura normale. Qua abbiamo una base di batteria che scorre facendomi vedere la griglia della batteria, perché in questo metodo è importante andare a seguire e capire cosa fa la batteria per poterci noi andare a mischiare bene, incastrare insieme per avere un suono unico e bello. Poi qua abbiamo due velocità: quella originale della canzone 95 bpm e una più rallentata. Le basi durano diversi minuti, il basso c'è nei primi due giri, penso, e poi sparisce lasciando soltanto l'accompagnamento ritmico e melodico della chitarra acustica. Quindi lo metti, fai partire, inizia a suonare con la batteria, poi col basso, poi il basso va via, tu continui. Ok, in questo riff abbiamo quattro semplici accordi: La, Fa, Do e Sol. Le mie diteggiature saranno tasto 5 per il La, il Fa tasto 1, sempre della corda di Mi, il Do tasto 3 della corda di La e il Sol tasto 3 della corda di Mi. Quindi, qua la cosa un po' più carina è lo spostamento ritmico di sedicesimo che ho ta-ta, ta-ta. Devo andare a beccare questa. Con la batteria è abbastanza semplificata, cioè ti aiuta perché la cassa andrà ad anticipare il suono. Andiamo a sentirlo direttamente qua. Quindi devi andare a suonare sulla cassa. Un'altra cosa, anche questa nota qua, un ta-ta. Quest'ultimo là, fai attenzione alla precisione ritmica, uno, e due, a staccare poi la nota, perché qua il quarto è di pausa. Quindi rispetto alla seconda battuta dove ho lo stesso ritmo, ma questa nota la lascio lunga, qua devo avere il 4, quindi da quando c'è l'ultimo colpo di rullante che dovrebbe essere sul 4, non avere più il suono del basso. 1. Lunga 1 lunga. Queste differenze di interpretazione di suono comunque fanno la differenza in un riff magari un pochettino più facile, perché è il nostro timbro, è il nostro suono che può essere più staccato o più lungo, quindi riempire oppure staccare, lasciare spazio. Quindi sono scelte interpretative, io te le propongo qua nel metodo in un certo modo, poi chiaramente puoi suonarle come vuoi, però pensando a un arrangiamento pop, questi sono particolari che poi vanno a fare la differenza. Proviamo a suonare un pezzettino insieme, prendiamo la versione più lenta e ci suono sopra. Poi il basso sparirà dopo un po'.
stacco, lunga, andato via al basso. Eccetera, eccetera, e continua ancora per diversi minuti. In questo modo qua puoi interiorizzare e puoi correggere eventuali imprecisioni o far caso dei particolari che magari non ascoltavi o non ci hai fatto molto caso. Specialmente senti il suono della cassa e pensa di andarti a fondere su quel suono lì. Questo metodo è bene o male incentrato quasi tutto su quello. Grazie per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo, magari prendo un altro pezzo, fammi sapere qua sotto se pensi che sia interessante. Ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto!